positiva di questo percorso secondo me sarà l'inizio e la partenza, perché c'è una bella salita, bella impegnativa. L'importante è divertirsi e poi vediamo, prima o poi si arriva. Il percorso è bellissimo, speriamo di divertirci, dai. Oggi Andorra Bike, speriamo di far bene, forza Polimedical FRM. È una bellissima giornata, sarà fantastica. Ciao, mi chiamo Davide, vengo da Mariano Comense, in provincia di Como. Ciao, sono Matteo Cucchi, sono qui alla Granfondo. Buongiorno, sono Francesco Failli. Noè Alessandro, arrivo da Alba. La mia prima Granfondo che faccio, l'anno scorso ero venuto ma non partecipavo. Siamo qui in Liguria per dare quattro sgasate e fare due o tre discese di quelle ignoranti. Sarà una gara dura, tanti grandi nomi e speriamo di far bene, dai. Gli strappi finali bisogna arrivare con un po' di benzina, altrimenti lasciano il segno. Ciao a tutti, sono Alessandro Gambino del team FRM Factory Racing. Sono finalmente arrivato alla prima gara della stagione. Ciao, siamo qua da Andorra, sono contento, inizia la stagione. Prima stagionale, in realtà diciamo la 0esima, perché ufficialmente con la squadra comincio a marzo. Sono Florian Vocal. Bocca al lupo a tutti e che vada per il meglio. Tutto è perfetto, il percorso l'ho provato ancora giovedì, è perfetto. Vedo molti corridori, mi sembrano tutti molti preparati, vengono via tutti da isole calde, quindi avrà pedalato di sicuro. Secondo me Michael Best proverà in discesa, lo vedo molto discesista. Ma io sono qua per fare i com in discesa, oggi in salita faccio lavorare Fumarola, che lui è un po' tutto l'inverno che pedala. Adesso vediamo se è vero, se si è allenato bene. Andrea Tiberi, vincitore della Andorra Race, ci racconta la sua gara. La gara è stata tirata fin da subito, c'erano Salerno e Failli che hanno fatto un bel ritmo, soprattutto nella parte finale della prima salita, hanno fatto un po' la differenza, siamo andati via un gruppetto di 6 o 7 e dopo siamo rimasti un gruppettino fino a Con, dove finiva diciamo il suo e giù iniziale e iniziava poi la prima discesa seria. Lì mi sono messo davanti io, mi sono venuti dietro Vogel e Porro, abbiamo fatto la differenza e dopo siamo andati via abbastanza in collaborazione, di comune accordo, e alla fine poi ce la siamo giocata proprio nel discesone finale. C'era qualche strappo di mezzo dove sono riuscito prima a fare un po' di differenza su Vogel, poi proprio sull'ultimissimo a prendere un 30-40 metri su Samuele e dai, poi sono riuscito a tenerli fino all'arrivo, quindi direi un finale di gara molto veloce, molto tirato, e differenze minime, però dai, è stata una differenza importante, anche se piccola. Maria Cristina Nisi, vincitrice per il secondo anno, te l'aspettavi questo bis, Maria Cristina? Ma sinceramente no, perché ho visto la Mara pedalava molto forte sulla prima salita e niente, io lì ho detto Madonna, va forte, oggi ci sarà da combattere. Poi
Dopo sinceramente ho fatto tutta gara a sola, pensavo mi riprendesse, invece sono andata forte. È la prima di stagione, e c'è ancora tanto da lavorare e da imparare, la stagione è lunga e insomma chi ben incomincia si spera anche ben finisca. Non ho parole. Senti, tutti hanno notato un miglioramento incredibile in discesa, quindi che è sempre stato la tua bestia nera. Cosa ci racconti su questo miglioramento? Ma ho un compagno che mi segue tanto e ha tanta pazienza con me. Dico la verità, non è che sono proprio discesista, cerco sempre di non prendermi troppi rischi, però diciamo non sono più ferma come all'inizio. La salita è il mio pane e mi difendo in tutti i modi, insomma. Della Olimpia FRM, Olimpia. Ho detto di quelle stronzate, niente, no, sono troppo agitata. L'unico neo che è un po' pericolosino per i questo la rifacciamo, dice l'unico neo è che è molto tecnico. Ok, dai, l'unico neo che è molto tecnico.